La parola intercultura rappresenta oggi la risposta a un'emergenza che è quella legata alla compresenza di realtà culturali differenti e alla difficoltà di creare forme di relazione tra appunto, popoli di culture diverse. L'intercultura quindi rimanda all'idea appunto del rapporto, della relazione, dei legami tra popoli differenti, si distingue dalla multicultura che invece sta a rappresentare l'idea della compresenza su uno stesso territorio di popoli diversi, ma che non hanno alcun tipo di relazione tra di loro. L'intercultura è anche un progetto pedagogico, non solo politico. Quindi il compito della formazione è formare ad un io molteplice, ma anche far sì che il nostro pensiero diventi appunto erratico, antidogmatico, ma questo antidogmatismo e questa capacità anche di problematizzare la realtà, no, di superare quegli stereotipi, quei pregiudizi che spesso condizionano la nostra relazione con l'altro, può avvenire soltanto nei contesti di formazione, può avvenire nella famiglia, può avvenire a scuola. La scuola che ha un ruolo importante, fondamentale nel superare l'etnocentrismo attraverso appunto esperienze educative che siano aperte alle altre culture, esperienze educative che valorizzino il plurilinguismo, il decentramento cognitivo, questa capacità di allontanarsi da sé per arrivare all'altro, per cogliere la bellezza dell'altro, la si ha soltanto attraverso appunto la conoscenza, quella conoscenza che permette di decostruire quegli stereotipi che si hanno e che stereotipi legati all'alterità culturale e che ci impediscono poi di avvicinarci agli altri, di cogliere la ricchezza di cui è portatrice la differenza. Lo stereotipo, sappiamo, è uno strumento importante per la nostra sopravvivenza, in fondo è uno schema che noi utilizziamo per riuscire a risolvere alcune situazioni che sono problematiche, ma se allo stereotipo, cioè se a questa categorizzazione si aggiunge anche il pregiudizio, allora noi finiamo per relazionarci all'altro già immaginando di sapere chi è l'altro. E spesso questo pregiudizio ha una connotazione appunto negativa.